Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel caso fosse qui per la prima volta. Ciao a tutti, stamattina siamo nella splendida cornice delle montagne della Valle Stura e stiamo andando a fare un giro ai laghi del Roburent. Prima di raggiungere i laghi superiore, mediano e inferiore del Roburent, faremo il lago d'Oronay, Oronè, vediamo. Parcheggiamo l'auto al Colle della Maddalena, subito dopo il lago omonimo. Questa è un'escursione molto conosciuta, come molti di voi ben sanno, però erano anni che volevo farla e che volevamo farla e niente, non abbiamo fatto quest'anno. Posto questo veramente incantevole, ma ditemi voi se esistono posti brutti in questo mondo, a parte le città che le odio, però. E dopo il lago dell'Oronè e il colle di Roburent scendiamo giù ai laghi. E siamo giunti finalmente sopra il primo lago Roburent, il lago superiore. Che spettacolo da qua sopra. Ora scendiamo giù fin sul lago, facciamo un mezzo giro intorno e poi scenderemo ai laghi mediano e inferiore. Che posto ragazzi! Qualcuno ci osserva dall'alto credendo di non essere visto, ma noi lo abbiamo visto. E ovviamente anche oggi il vento non ci manca, però non è così forte e freddo come le altre volte, dai, è accettabile. Ci stiamo portando verso il secondo lago di Roburent, il mediano, che è praticamente sotto di noi. Infatti eccolo lì, un verde smeraldo bellissimo. Il paesaggio è abbastanza diverso, prima praterie verdissime, adesso rocce, il lago mediano e il lago inferiore lì. E con questo splendido panorama alle mie spalle noi abbiamo fatto un bellissimo pranzo, ora facciamo rientro con calma, cautela e tutto quanto la calma del mondo. Alla... Ok, con questa splendida vista alle nostre spalle siamo di nuovo al lago superiore di Roburent, stiamo tornando all'auto, vi salutiamo, vi ricordiamo di lasciarci un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella perché ogni giovedì, mi raccomando, esce un nostro video, così ci trovate anche in chat, in anteprima, se volete fare due chiacchiere con noi.
noi vi consigliamo questa escursione semplice, ma bellissima, veramente il top del top come escursioni, la possono fare tutti? Sì, molti saliscendi, un dislivello non troppo impegnativo e ragazzi, oggi il meteo ci ha graziati, quindi è già un mezzo miracolo per oggi, va benissimo così. Ci vediamo la prossima settimana ragazzi, a presto! Vi aspettiamo, mi raccomando non mancate, ciao! Ah. Ma secondo te si dirà Oronaie, Oroni, Orone, Oronai, Orono, come si dice? Io dico che si accettano scommesse, Oroni, Orone, Oronaie.